Colazione con Radio Alta, Radio Alta. A proposito di viaggio, di chi se n'è andato, di chi sta facendo questo viaggio, allora, cari amici di Colazione con Radio Alta, stiamo per collegarci con il nostro pedalatore che non è assolutamente stanco, perché dovrebbe essere a Perugia questa mattina. Lo vedo già sorridere. Vincenzo Cervi, Vincenzo, buongiorno, eccolo qua il nostro pedalatore. Io pensavo di collegarmi, di vederti in bicicletta alle 7:20, ma dove sei in questo momento? No! Sono a Perugia, eh? Sono fermo da 2 giorni e niente, dovevo lavare un po' di roba, far asciugare, perché dopo una settimana di acqua, insomma, l'ho presa calma. Ah, perché ha piovuto, quindi ti sei bagnato, e quindi sei fra le mura in questo momento, sei in un bed and breakfast, immagino. Sì. Poi questa sera sarò con la mia tenda, sicuramente, e niente, ho fatto un po' il turista in giro per Perugia, molto bella, e devo dire ho trovato gente interessante. Cosa ti dice la gente quando ti vede con la tua bicicletta, con la bandierina di Radio Alta? È incuriosita? Sì, molto. Ad esempio, quando sono arrivato, ho trovato una ragazza che ho chiesto dove era il centro e niente, è stata gentilissima perché mi ha fatto fare una scorciatoia, diciamo così, fra ascensori, eccetera, eccetera. Mi ha fatto evitare circa 1,5 km di salita. Sì. E poi quando siamo andati in centro mi ha spiegato un po' la cosa, poi lei doveva lavorare in un negozio e mi ha lasciato lì, però è stato molto gentile. Ah. Idem anche il posto che ho trovato qua, che è Anastasia e Stefano, che sono i due i proprietari del posto che mi hanno affittato la camera. Sì. E sono stati veramente gentilissimi. Ah, e, proprio gente, veramente mi è piaciuta. Poi è bella Perugia, io l'ho girata un po' così a caso e devo dire ho trovato una strada molto curiosa che poi mi hanno detto si chiama la strada degli artisti, è un po', diciamo, nascosta, un po' fuori dal giro turistico, perlomeno io non ho visto altri turisti, e ci sono delle installazioni in giro di quadri, murales, cose un po' strane. E strane perché in un punto c'è, lascia un libro, prendi un libro, e questo c'è anche in altri posti. Sì. Però la cosa curiosa è che a fianco c'era una cassetta delle lettere e c'era scritto comitato di solidari di quartiere. Sì. E lì si possono mettere, se qualcuno ha dei problemi mette il suo biglietto e poi qualcuno diciamo così gli può dare una mano. È un po' aperta a tutti, molto bella. Ah, okay. Poi come se fosse uno psicologo, cioè uno chiede aiuto, guarda ho questo problema, penso qualsiasi tipo di problema. Ah, okay. Però molto, molto carino. Sì. Poi la fantasia poi qui è abbastanza ampia. Ad esempio ho trovato me lo sono segnato, è bellissimo. Ho trovato un cartello che dice vuoi imparare lo yoga? Comincia subito, piegati in avanti, raccogli, diciamo, la cacca del tuo cane. Questa è conosciuta come la posizione dell'uomo civile. Certo. Fai un po' di stretching giustamente per prendere. Senti, tu mi hai mandato anche dei video, sono molto brevi questi video, dove si vede, beh insomma sei a Perugia, qua ragazzi c'è il cioccolato, sei entrato in un negozio, non so se tu hai il ritorno in questo momento, se vedi le immagini che stiamo mandando. Non ce l'hai, ecco, comunque tu conosci perfettamente i video che mi hai mandato, vedo queste immagini, il cioccolato buonissimo, immagino, l'hai già mangiato Vincenzo? Ne ho mangiato parecchio, ho preso una decina di baci perugina, sì? Che ci sono di tutti i colori, e poi ho anche una tavoletta, ho detto vabbè, la prendo, il tempo di arrivare in fondo al corso avevo già finito tutto. Hai fatto una scorpacciata di cioccolato, conservalo un po', portacelo, mi raccomando, ma qua c'è il baci perugina, e giustamente se è a Perugia ci sono i baci perugina, vedo.
Quindi Sì, sei. è il regno in centro, ci sono parecchi negozi legati alla Perugina e poi due che fanno gelato, cioè scusa, cioccolato artigianale e lo vendono proprio a pezzi. Tutto Beh, buono, deve essere giuro. assolutamente buono. Poi ho visto, ecco, i sogni nel cassetto fanno la muffa. Cos'è questa? Ecco, quella lì è una installazione di legno che Sì? ho trovato in questa via degli artisti, molto curiosa, mi è piaciuta. Bellissimo. Ma E ci poi, sono anche... aspetta, aspetta, vedo anche una bella caraffa de vin. Oh, guarda. Quindi ti sei dato C'è anche. anche il vino buono. Giustamente, e poi ci sono i baci Perugina a Perugia. Senti, oggi la tappa come sarà? Parti oggi dove vai? Oggi arrivo a un laghetto, dovrei arrivare a un laghetto, diciamo tappa intermedia per arrivare poi a Bolsena, però penso di arrivare verso sera, ci rimane un po'. Sono circa 80 km più o meno, però ci sono qua, sono in mezzo agli Appennini, c'è tutto un su e giù. Bellissimo. Quindi credo che arriverò verso sera. Quanti chilometri hai fatto fino adesso, Vincenzo? Allora, se non ho sbagliato a calcolare, devo aver superato i 750. 750. Stai bene, ti vedo in forma, quindi tutto a E posto. poi sono 2 giorni che sono fermo. Beh, oh, ragazzi, adesso bisogna pedalare, caro Vincenzo. Allora, ti dico subito che ci sentiremo venerdì. Venerdì ti chiamo, non so a che ora, ma ti chiamo venerdì e quindi saremo, boh, non lo so, dove sarai. Sarai ancora in Italia o sei in Sardegna? Cioè, mi pensa a dire, sei in Italia o sei in Sardegna? Ho sentito gli amici di Trevi Meteo perché il mio problema del traghetto è non sono proprio un lupo di mare. Se c'è un po' di Maremosso, cura, maremosso. esatto. Devi. E mi hanno detto che venerdì sabato dovrebbe essere calma Ok, piatta. Per quindi. cui credo che se non è venerdì, sicuramente sabato prendo il traghetto. E quindi ti ritroveremo in Sardegna. Allora, caro Vincenzo, buon viaggio. Mi raccomando, prudenza. La bicicletta dov'è? Scusa, non l'hai portata in camera la bicicletta? Me l'ha fatta portare in un appartamento, ma è di là, Ah, l'hanno ok. parcheggiata in sala. Bandierina, la flag, radio alta, a posto? Sta bene? Inizia, diciamo, a sentire un po' il tempo, Va bene, va perché bene. inizia a Si vedere un po'. sarà bagnata. Però Grazie, resiste. grazie Vincenzo, buon viaggio e buona giornata per oggi. Grazie. Salutaci Perugia e i tuoi amici, eh? Va bene? Ciao Sarà caro. fatto. Colazione con Radio Alta.